Don't stop. Tutti, bentornati a quest'altra nuova puntata. Oggi noi vedremo il terzo episodio della serie di Duke Nukem. E vi garantisco che questo terzo capitolo è grandioso, vi piacerà, non ve lo dimenticherete mai. Gustatevelo! Abbiamo conosciuto i primi due capitoli della serie di Duke Nukem, pubblicati per MS-DOS tra il 91 e il 93, ebbene, dimenticateveli, nel 1996 l'Apogee, che è già diventata 3D Realms, rilascerà, grazie anche alla GT Interactive, Duke Nukem 3D, il terzo capitolo ufficiale della serie del Duca. La storia è ambientata agli inizi del XXI secolo, in cui una razza aliena, approfittando dell'assenza del nostro protagonista, per conquistare la Terra. Siamo ambientati in una Los Angeles semidistrutta invasa dalla pornografia. Sì, dalla pornografia. Un vero sogno per gli esseri umani maschi, ma un vero incubo perché ci sono gli alieni. Ma parliamo alle ciance. Vediamo invece la grafica. Se i primi due episodi erano completamente bidimensionali, qua il terzo episodio è totalmente tridimensionale. Anzi, abbiamo ambientazioni che sono sì realizzate in 3D, che sono molto belle da vedere, molto post-apocalittiche e simpatiche da vedere tutte quante. Invece, per quanto riguarda le esplosioni e i personaggi primari e secondari che ci capiteranno davanti, non sono proprio in 3D, sono in realtà personaggi renderizzati in 2D che si muovono in un ambiente tridimensionale, un po' come nel videogame Alien Trilogy per la PlayStation 1. E del resto comunque sono ben realizzati e fanno la bella figura, ma soprattutto vi lasceranno a bocca aperta le esplosioni che ancora oggi sono grandiose. E tutta questa grafica rallenta? No, è perfetta, è fluidissima anzi. Invece sul lato del sonoro abbiamo tanti effetti sonori ben studiati che non hanno niente a che vedere con i primi due precedenti episodi bidimensionali. Sono carismatici, molto simpatici da ascoltare, ma il vero pezzo forte sono le musiche di sottofondo, perfette per l'atmosfera post-apocalittica, anche se a volte sono un pochettino fuori luogo, ma del resto sono molto belle da ascoltare e molto orecchiabili. E anche il doppiaggio che è stato realizzato in lingua inglese è discreto, ma del resto si poteva anche farne a meno, perché tanto in questo gioco non conta il doppiaggio, conta il divertimento. Invece, sul lato della giocabilità, se avete già giocato i primi due episodi di Duke Nukem, scordateveli, questo è un gioco completamente diverso. In pratica, questo gioco è una sorta di sparatutto tridimensionale che non ha niente a che vedere con Turrican, sembra quasi di giocare a Doom o alla versione alfa di Prey, che doveva essere rilasciata nel 97. Il nostro scopo è prendere il nostro protagonista, Duke, muoverci all'interno di ambientazioni tridimensionali e uccidere tutti gli alieni che troveremo davanti. Avremo certamente a disposizione non soltanto la pistola di ordinanza, ma anche moltissime armi che troveremo in giro come lanciarazzi o il lanciafiamme e tante altre. In pratica,
Questo potrebbe essere forse un gioco abbastanza facile, ma in realtà è abbastanza difficile, anche se a volte non può sembrarlo. Comunque il gioco sa essere molto divertente e innovativo. Questo titolo venne parecchio criticato per i contenuti maschilisti, perché commette atti violenti, ovviamente come nella grande maggioranza dei videogiochi d'azioni, e soprattutto il nostro protagonista, per diventare veloce, assume steroidi, oppure addirittura urina liberalmente nei bagni Duke senza nascondere la soddisfazione per la cosa. Poi addirittura, se premiamo i tasti funzione 1, 2, 3, qualunque cosa, il nostro protagonista dice delle frasi molto colorite. Ecco, quindi il gioco venne asparentemente criticato non solo per questo, ma anche per contenuti fortemente pornografici, che non sono per niente fini all'umorismo e all'ironia presente nel gioco stesso. Comunque, venne lo stesso comunque molto apprezzato. C'è anche un punto in cui Duke vede un cabinato di se stesso in 2D e dice: "Non ho tempo per giocare a me stesso". Quindi, questo gioco fu considerato allora, e forse non è considerato ancora tutt'oggi, uno dei migliori episodi della serie di Duke Nukem. Venne rilasciato per parecchie console, per PC, per Sega Saturn, per Linux, per Macintosh, per PlayStation, per Mega Drive, per Game.com e anche per iOS. Doveva essere anche rilasciato per Nintendo 64, ma non è mai stata ritrovata. Quindi, consigliato? Sì. Questo fu un gioco che venne molto apprezzato, ma del resto si può dire che è un gioco che sa essere molto apprezzabile. Dopo questo Duke Nukem 3D non sono usciti dei veri e propri seguiti dedicati al Duca, anzi, per molti anni si era vociferato di Duke Nukem Forever, che doveva uscire nel 97, ma a causa di cancellazioni, rimandi e ricostituzioni della 3D Realms, il gioco è uscito soltanto il 10 giugno del 2011 e il gioco ha deluso le aspettative. Quindi la serie di Duke è finita con Duke Nukem 3D, secondo il mio parere. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente. Ciao! Insieme per l'ignoto aperto, porto le cuore.